Esattamente 30 anni fa, era il 4 novembre del 1994, Catania viveva un momento storico, la visita di Giovanni Paolo II, due giorni in città nel corso dei quali il pontefice, oggi santo, sottolineò più volte, 5 discorsi tenuti, l'umiliazione dei cittadini di essere additati come abitanti di una città degradata e violenta, dominata dalla criminalità, rassegnata e resa invivibile, e lanciò ai giovani, al mondo della cultura, al clero e al popolo un forte appello: state in piedi con cittadini della Martire Agata, invitò a non arrendersi, a non fuggire, a non soggiacere al dominio della criminalità, ma piuttosto a rialzarsi facendo leva sulla memoria del grande patrimonio culturale e spirituale della città. La chiesa di Catania, disse Giovanni Paolo II, porta un tesoro racchiuso nei vasi d'argilla della sua umanità, parole ancora oggi attuali per il capoluogo etneo e per l'intera regione, così come affermato dal presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti. Il Papa ci ha dato più volte, Giovanni Paolo II, degli scossoni a noi cristiani in Sicilia, terra che sappiamo dilaniata e lacerata soprattutto dalla problematica della violenza e dell'aggregazione mafiosa. Si cerca di raccogliere questo grande messaggio che uno straordinario uomo come Giovanni Paolo II ci ha dato. Non sempre però si è ascoltati, spesso la gente ha paura, spesso ha paura di denunciare, soprattutto Pizzo, Tangenti, spesso c'è paura perché si ha sfiducia probabilmente nello Stato e questo non è una cosa bella. L'arrivo di Karol Wojtyla in città la sera del 4 novembre, giorno del suo onomastico, è subito il primo bagno di folla in Piazza Duomo, poi la cena in arcivescovato e subito dopo a sorpresa il saluto dal balcone a centinaia di ragazzi assiepati in Piazza Alcalà. L'indomani la messa in via Vincenzo Giuffrida e la beatificazione di Madre Maddalena Morano. Nel pomeriggio, dopo il pranzo e l'incontro con una delegazione di detenuti del carcere minorile di Bicocca, la grande manifestazione con i giovani allo stadio di Cibali, ad accompagnare il pontefice, l'allora arcivescovo Monsignor Luigi Bommarito, a fare gli onori di casa invece il sindaco dell'epoca Enzo Bianco, che oggi ricorda così quei momenti. Ricordo come se fosse ieri, 30 anni fa, in questa piazza, stracolma di persone, con esponenti che venivano anche da altre parti della Sicilia. Qui finalmente, dopo tanti anni, il sindaco di Catania ebbe l'onore di dare il benvenuto nella città di Agata al Santo Padre. Nel 1988, quindi 6 anni prima, mentre ero sindaco, avevo avuto il piacere e l'onore di essere ricevuto insieme con altri sindaci dal Santo Padre e gli avevo detto che mai un Papa era venuto a Catania. Nel 1993, rieletto sindaco, fui ricevuto da solo questa volta dal Santo Padre e rinnovai l'invito. Il Papa fece una promessa che appena possibile sarebbe venuto e mantenne quella promessa. E nell'autunno del 1994, 30 anni fa, Catania fu lieta di accogliere questa persona straordinaria con cui io poi avrei collaborato come ministro dell'interno nell'anno del giubileo del 2000, una persona che ancora oggi mi riempie di emozione. Come mi riempiono di emozione le parole che disse qui a Catania. Catania, rialzati, rivestiti di luce e di giustizia. Catania aveva attraversato un periodo buio e le sue parole sono state per tutti noi un incoraggiamento indimenticabile.